Salve a tutti cari non telespettatori, Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Chrysalid, il keeper di questo lercio canale, e questa sera continuiamo Silent Hill 3. Carica. Oddio, quanti file di salvataggio ho fatto? Giosa, insomma, non... Magari non è una cosa tantissimamente originale, però non è neanche una cosa che è stata abusata, cioè... All'epoca non era ancora un cliché, diciamo così. Ok, ora devo superare l'infermiera. Brutta puttana col cazzo in bocca. Vaffanculo. Gli oggetti comunque hanno una cura meno efficace rispetto al primo. Allora, nel corridoio del secondo piano, l'ascensore da qui mi pare che non funziona. Ah no, funziona. Quindi, praticamente adesso... Non ho capito un bene, ma cazzo. Esatto. Adesso praticamente io vado dal secondo piano ed è apparsa una porta in fondo al corridoio che normalmente non c'è. Questa cosa me la ricordavo. Esattamente, esatto, lì dove ci stanno M5 e M6, che peraltro non ci sono neanche entrato, non capisco il perché. Bella per voi. Esatto, la M, semplicemente M. Una porta che prima non c'era. E qua c'è il solito cambio di ambientazione. Eccola. Sì, me lo ricordavo sto coso con le porte che si alzavano e si abbassavano. Basta che non c'è qualcosa che mi uccida. Se non c'è qualcosa che mi uccide, va anche bene. Credo. Io sto pezzo lo sapevo a memoria prima, ma mo devo risperimentare. Prima lo sapevo a memoria. Me la sono cavata anche troppo velocemente in realtà. Pensavo di metterci ben più tempo. Deve essere... beh, questo è un salvo... ah no, a cui ti fa vedere... Questo è una scena del primo, che è Lisa che parla di Alessa. Beh, c'era il filmato qua, solo che non si faceva vedere perché l'emulatore non me l'ha fatto vedere. Non riesco mai a guardare che è sotto la gonna. Questo è un feticista delle manovelle, gli piace già la manovella a vuoto. E
Ed ecco che abbiamo fatto il cambio di ospedale. Qua ci ritroviamo al terzo piano. Pure qua me le devo girare tutte le porte una per una, che non me le ricordo quali sono chiuse e quali no. Ma cazzo facevo da piccolo a farmelo tutto senza mappa? Cioè, poi sti pezzi qua che le porte sono praticamente tutte uguali. Qui dovevo usare qualcosa. Prendere qualcosa nel sangue. Nel secchio del sangue. Alla rest room è la stanza dove danno il resto? Vabbè, non sono ancora morto però, dai. Finché la mia fantasia perversa continua a viaggiare, non mancato. L'ascensore funziona, ma prima devo finire di esplorare il piano. Lo posso anche esplorare veloce, però intanto esploriamolo piano. Eccola la stanza dello specchio, l'abbiamo chiamata e ce l'hanno data. Eccola qua. Ora, la stanza di per sé non serve a niente, ti fa soltanto prendere un po' di colpi. Cioè, vedi, ci stanno questa stanza, questo specchio che ti fa vedere che la stanza specchiata sta diventando, insomma, disgustosa. Tutto quel sangue sta uscendo fuori dal lavandino qua. Anche io mi sto sporcando di queste cose. Ora questa stanza, ok, mi diventa tutta schifosa, bruttissima, però a una certa bisogna uscire, perché comunque quello che tu non sai, cioè che il gioco non ti dice, è che dopo un po' sta roba ti scala energia e muori. Quindi appena lei si ferma dallo specchio, tu devi andare via, perché significa che è il segnale che puoi uscire. Ecco, via. Altrimenti muori. Infatti la prima volta qua ci siamo morti tutti. Mi sa che sto tornando indietro, sì. E dai! Sti maledetti rompipalle, cazzo! Aiuto! Aiuto! Guardiamo che fine che faccio! Oddio! No, io sì. Io sì, io sono morta. Bleh, sono morto. In maniera anche piuttosto goffa. Quindi direi che l'unica cosa che possiamo fare è andare a prendere l'ascensore. La cosa che possiamo fare è andare a prendere l'ascensore. Allora, che piano siamo? Terzo. Proviamo col secondo. Io qua mi ricordo solo che c'è. C'è stava la chiamata del tanti auguri. E onestamente non ricordo altro. Però per esempio, ecco, non ricordavo che la stanza dello specchio era già adesso, cioè che fosse così presto. Ed ecco anche l'altra scena. Cioè, tutto così veloce, tutto così, cioè, così sbrigativo.
Pronto? Ok, questo lo possiamo anche cancellare. Ma cos'è sto telefono? A rispondi a sto cazzo di telefono! Happy birthday to you! Ah, era una donna che cantava sta canzoncina! Ecco, questa anche non me la ricordavo. Happy birthday, dear! Oh, I forgot your name. No. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear, who are you? Cioè, questa è una battuta che faccio io, questa la sta prendendo sul serio, dai. 31! Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. No, non è una donna, è un uomo. Stanley either. He's underground now. His new name is number 7. Don't worry about that now. It's time to celebrate. Adesso mi dice dove devo andare per le... non so se c'è una torta o qualcosa. I'm not mistaken. Today is your 24. Ma prima ha detto 31. And I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate. Che bella scelta. Praticamente mi stai offrendo un piatto di merda o un piatto di merda secca. Non mi diceva anche dove dovevo andare? Nessuna delle due. Non mi diceva anche dove dovevo andare? Se è caduta la linea, ridisegnala. Questa è un'altra stanza per... niente. Anche questa è una stanza fatta solo per metterti paura. Ah, no. C'è qualcosa qui. La busta di plastica per metterci il sangue, sì. Il sangue che era al terzo piano. Forse conviene che ci andiamo subito allora. O forse, non so se ci conviene finire di esplorare il piano. Vaffanculo, sti... Dio che palle! Me ne approfittate perché non ve vedo. Ah. No, non c'è proprio la porta. Niente, vabbè, quindi questa... Quindi... Via! Quindi torniamo al terzo piano. Sai che botta? Al terzo piano. Terzo piano e la stanza è subito lì giù. State veramente sfracassando la cappella. Ah. Busta di plastica con sangue. Ma diciamo che questi sono pericolosi perché sono veloci. Cioè... No! Guarda se devo cadere, eh! Certo, c'è mancata una scorreggia che mi faceva cascare per terra. Cioè, stavo andando dritto, lei si è girata apposta per fare quella cosa.
Allora, proviamo ad andare al primo, quindi. Qua è un bordello che non finisce più. Soprattutto perché... Ciao Reika, buonasera. Venivo, dai. Mamma! Oh, niente, oh, mi ha dovuto prendere. Alla fine mi ha dovuto prendere lui. Sto cornuto. Fanculo, cornuto, mazziato, eppure impotente. Sì, pure l'infermiera, qualcun altro? Che è la riunione? Questa è l'infermeria, presumo. Infermeria che è una stanza vuota. È una stanza vuota. È una stanza perfettamente vuota. No, questa è la reception, non è l'infermeria. L'infermeria è quella accanto. Sì, però ce l'hanno fatte troppo forti qua le infermiere, ce l'hanno fatte veramente troppo forti. Cioè, cazzo, gli sto menando con la katana, non gli faccio niente, praticamente. Meno male, va. Giusto te cercavo. La mia salvezza. In tutti i sensi, visto che salvi. Un'ampolla. Dottor Midkiff. Io farei molta attenzione col paziente della stanza 12. Dovrebbe avere libertà di culto anche qui in ospedale, ma non dire, vabbè. C'è un po' di memoria sulla cartella, sì, è bella per te. Corsby. Qua mi mancano tutte le stanze da fa. No, sto tornando indietro. Allora, se qui è sbarrato, forse devo poterlo fare dall'altra parte. Io non mi ti cago proprio, cioè, potete poi anche andare a fare in culo in quattro lingue diverse. Il mondo brulica di gente inutile. Come non lo so. Volontà di Dio che io lotti come cavaliere d'onore, come guardiano del sigillo, mi sacrifico alla sete di sangue dei criminali. E c'è scritto questo individuo, quando gli devi chiedere. Così pensi di essere uno di quelli che sono necessari. Abbastanza. Mi credo di aver già sentito parlare di questa faccenda del proiettore del sigillo, bla bla bla. Allora, io da qua in teoria, se riesco, devo andare tutto dritto a sinistra. Si può passare. No, di qua non si può andare. E girati! Ah. Allora, quindi qua siamo completamente sbarrati. Ciò vuol dire che devo riprendere l'ascensore, a meno che. Magari è aperto qua. No, questa è chiusa, però è chiusa a chiave, vuol dire che è una porta che devo aprire.
Quindi che cosa mi è rimasto da vedere? Il B1? Mi è rimasto da vedere il B1. No, qui c'è più di un piano. Di un piano sotterraneo. E mi sa che me la ricordo anche sta stanza, che era il forno crematorio, sì. Il forno crematorio. E questa anche era un enigma. Che non mi ricordo. Combinazione numerica. Un fogliettino, un indizio, qualcosa. No, eh. C'è qualcuno che è ancora vivo? Non me la ricordavo sta cosa. Allora, credo di dover usare i nomi, i numeri ovviamente scritti con il sangue. I numeri però sono 3. Quindi vuol dire che o uno di questi va ripetuto. No, ecco, vedi, c'è un altro qua. Quindi questo è un 2. Poi abbiamo un 8, un 7 e un 3. Qual è l'ordine adesso però? Non lo so. 8, 2, 7, 3? Non li ho visti, l'ho sentito, c'era qualcuno che si lamentava. Con le cuffie, ste cose le senti meglio. 8, 2, 7, 3. Ma tua madre è una grandissima stucca cazzi. Mi è diventata troppo facile. E mo qual è l'ordine? Che ne so, qua non... Non lo so... Oh, proviamo così. 8, 7, 3, 2. Proviamo così. 8, 3... 7... 2. E non ho indizi sull'ordine. Non ho proprio indizi. Cioè non. Sono qua gli indizi. Ma che sto scemo. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4. Quindi il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Quindi il primo, quindi è il 2. Il secondo abbiamo detto che è quello lì. Quindi il secondo è 3. E poi 8, 7. Quindi 2, 3, 8, 7. E cosa c'è dentro? La chiave della cucina, immagino. Chiave cremata, la chiave della cucina. Che non può essere altrimenti, perché l'unica altra, l'unica porta chiusa che c'è è quella, che però non mi ricordo dov'è. Era il primo piano, presumo. Eccola lì. No, è la porta della day room, non della cucina. Vegato io. Comunque è il primo piano, almeno questo ce lo ricordiamo. Fatto pure la rima, tiè. Quindi abbiamo detto primo piano. Tanto c'è il gatto che dorme sulla mia sedia. Beatamente, beato lui. Dunque, se ricordo bene, infatti stavo già sbagliando come un emerito coglione. E la porta è questa. E ora, qua dovrò sgamare da solo la porta che non vedo un cazzo. Vabbè, non vedo niente. Cioè, vabbè, fare il buio, ma cioè, questo non è buio, questo è proprio il niente. Cioè, proprio, cioè, questa è la notte che neanche Batman ne vorrebbe. Anghete. Bella per voi, io me ne vado.
Io sto rallentando da morire. Quando esageri un po' con le cose, cioè questi neanche mi fa. Questi neanche. Guarda che casino. Non passerò mai. Ho capito, se sono messe tutte e due là davanti, quello continua ad attaccarmi. Vabbè, è chiaramente fatto apposta, però cioè, insomma, c'è un po' un limite. Adesso mi sa che mi è apparso pure quello alle spalle. Adesso che mi è passato dietro, dopo che mi avete massacrato, forse me ne posso anche andare. Mi sto seriamente innervosendo, Hanno rotto il cazzo. Hanno veramente rotto il cazzo. Cazzo, mi hanno massacrato, Qui devo bruciare la qualcosa. Ah no, devo usare il sangue. Devo usare il sangue. E mi pare che non so che succede dopo il sangue, si apre qualcos'altro, non mi ricordo. Mi sa che ho tipo saltato. Ma bello che l'ho fatte tutte le porte, a parte l'ultima che sicuramente l'ha chiusa, vabbè. Qua devo usare il sangue, questo me lo ricordo. Mi pare che in questo modo si aprisse un altro passaggio per un'altra sezione nascosta, l'ennesima sezione nascosta. Ah, è giù però, no, mi ricordavo che fosse al muro. Invece no, al muro era i vecchi uffici. Scendo giù e credo di dover affrontare Leonard. Però non mi ricordo com'è fatto, cioè non mi ricordo che boss è. Cioè, non c'ho proprio. C'ho qualche flash che mi ricordo che lo affronto, ma non ricordo com'è fatto. Non so se è un mostrone gigante, se è qualcuno con la forma umanoide. C'è proprio un vuoto totale su come è fatto Leonard. Ah no, sì, adesso me lo ricordo. Lo affronto nella palude e lo affronto nell'acqua. È un coso che va nell'acqua, quando si alza che devo sparare. Adesso me lo ricordo. Che quando va nell'acqua devo stare attento a spostarmi perché mi può attaccare e io non la posso colpire. Facciamo questa cosa e poi salviamo, perché cioè salviamo, spegniamo. Sono 2:30 che sto giocando. Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Now Claudia's ridiculous dream is over. Non si sa come fa a parlare normalmente, visto come è ridotto, però vabbè. Non ci facciamo troppe domande. Why must we reward even the underlings? What are you talking about? Madonna, quanto gira male, però. It's true that God is merciful, but first one must be. Dio perdona, io no. Only we who hearken to the voice of God will be given the keys to paradise. Don't you think so? Purtroppo c'è l'acqua, non è l'acqua che lo sta facendo rallentare. Il resto della banda. La banda Bassotti. No, non mi hai detto un cazzo, quindi. We were both just wrong
Mai dire una cosa del genere a un pazzo. So you tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You plan to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. Poi lei sta praticamente immersa nell'acqua fino a qua, senza pantaloni, non sente nulla, vabbè. Quanto dura sta pippa? A me questo già mi ha stufato. Truculenta. Come hai fatto a telefonare che qua non c'è il telefono? Come... vabbè, non ci facciamo troppe domande. Ce lo vedi tutte ste parlantine, tutte ste risposte un po' dalla cazzona. Non è che siano particolarmente, cioè non so, proprio attendibile, vabbè, il personaggio è scritto così. Ah, io mi vedo subito. Mi sa che ho già finito i colpi. Infatti, niente. Allora, cioè, praticamente ho finito tutto. Dov'è? Eccolo! Cazzo! Aia! Minchia! Io piuttosto che la parata avrei preferito un tasto per ricaricare al volo. Sì, sì, beh, ormai sto qua. Cioè, questo è il boss dell'ospedale, quindi... ah! Lontano, non gli ho fatto un cazzo. Madonna, quanto cazzo di creatura, eh? Vabbè che sei un boss, però. Cioè, cazzo, mica t'ho sparato con le gomme, da gara da masticare, eh. E ancora non muore. E non me ne rimangono neanche tantissime.
Giri! Aia, che botta! Dovrei riuscire a avvicinarmi per dargli il calcio, ma... Troppo nell'acqua praticamente è intoccabile. E non gliela faccio. Ma prima lui. Ecco, morto. Non si capisce nemmeno di che è fatto, dov'è la faccia, dove sono gli occhi, cioè il naso, non si capisce niente. Cioè, non si capisce neanche da dove potesse minimamente anche parlare. Ricordati di TikTok, devo un po' rimpicciolirla. E questo è l'ospedale normale? Ecco, da qui non mi ricordo che altro succede. Cioè, non mi ricordo quale dovrebbe essere la prossima location. Aspetta, credo di dover tornare al motel per trovare Douglas, che non c'è, e Vincent invece di andare da un'altra parte. Esatto, devo tornare al motel. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? Il sigillo. Talismano, vabbè, sigillo, la stessa cosa. Cazzo, sto per morire. Cioè, la prima volta in vita mia che gioco questi giochi e finisco il health drink. Cioè, non mi è mai capitato. Il naso. Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... Oh, but surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! Ha! What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. Beato te. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Kicked you. Sempre questi genitori molto affettuosi, eh? The memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes. And that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Nessuno ci capisce veramente a parte noi stessi.